Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo vlog e questa volta ho un amico speciale, un uomo che si sa fare con l'immagine e oggi volevo coinvolgerlo nel nostro piattaforma, nel nostro YouTube, perché YouTube, se tu vai in giro e parli con i ragazzetti, quelli delle medie, insomma, chiedi cosa guardi in TV, guardo solo YouTube e cominciano a scegliere anche nomi di personaggi che prima che cominciassi a fare YouTube io non sapevo che cazzo fosse, però la mia curiosità, no? Mi sto ponendo questa domanda, visto che YouTube piace così tanto ai giovani, a un certo punto guardano più quello che la TV, secondo te la TV è diventata una cosa troppo vecchia? Ma diciamo certamente non è giovane, c'ha 60 anni la televisione, quindi in un'epoca dove tutto si vuole rottamare, la televisione è nella lista. Poi come tutte le cose rinasce dalle ceneri ed è sufficiente un buon programma, una grande partita, un evento tragico o importante che davanti al televisore si mettono anche 10, 12, 15 milioni di persone. Quindi se è vero che su YouTube uno può avere dei click, dei like, delle visualizzazioni pari anche a 50 milioni, è vero che questi 50 milioni di signori cliccano in momenti diversi della giornata. La televisione invece riesce a contemplare la contemporaneità e la contemporaneità è una cosa ancora molto importante. Poi aggiungerei che è molto curioso il fenomeno del tubo, perché spesso la gente scappa dalla televisione per vedere sul tubo quello che fa la televisione, quindi bisogna ancora che si chiariscano i ragazzi del tubo e comunque viva il tubo anche. Quindi diciamo che forse la TV è un po' come una chiesa, dicono di non andarci, poi ci vanno lo stesso, magari nei momenti importanti, come dicevi te, e tornano in chiesa, tornano in TV per vedere una cosa contemporanea. Sì, io credo che come tutte le cose inventate dall'uomo, poi vengono distrutte dall'uomo, cioè il mettere in giro per questioni che ci sono semi sconosciute, 900 canali televisivi, per poi lamentarsi che gli ascolti scendono, evidentemente una mossa politica per vendere elettrodomestici, per acquisire più frequenze, avere più potere e più voce in capitolo quando ci sono le elezioni. Però tutto questo ha frantumato non solo i miei coglioni, ma anche quelli del pubblico, che quando guardano il canale 758, potenzialmente, non solo, da un punto di vista proprio matematico, tolgono una eventualità ai 7 canali che c'erano un tempo. E prima ancora erano soltanto 3, e prima ancora 1. Quindi la frammentazione, se da una parte ha allargato le possibilità di scelta, dall'altra è diventata molto dispersiva, perché per esempio io faccio un mio esempio personale, parlo con voce in capitolo. C'è stata una sera che facevo un programma, e non sempre vengono con il buco i programmi, no? Non era una puntata particolarmente vincente, mancavano degli ospiti di valore, non c'era quel quid che fa la differenza. Contro di me c'erano tanti programmi e va benissimo, ma al canale 322 c'ero io, replicato da un'altra televisione, con una puntata fortissima della stessa trasmissione che stavo facendo in diretta. Il paradosso dei concorrenti di te stesso. Sì, ma con una puntata più forte di quella che stavo facendo. Quindi capite che è tutto molto relativo, amici. E diciamo, per chiudere, su YouTube ci sono molto le chat, cioè, questi YouTuber si fanno delle sfide assurde, pazzesche, anche delle merite cazzate, e beccano un sacco di visualizzazioni. Però se tu dovessi lanciarti una tua challenge, una sfida a te stesso, cosa faresti? C'è una cosa che ti vorresti sfidare? Ma guarda, io no, io non l'hai già fatto. No, non mi vorrei sfidare con nessuno, per il semplice motivo che io sfido già me stesso da più di 30 anni. Cerco di fare programmi belli o brutti, ma che sono stati nell'ordine più di 25 diversi tra di loro, in orari, contenuti e reti tutte diverse, passando da Rai 1, Rai 2, Rai 3, a Canale 5, a Italia 1, a Rete 4. E poi sicuramente la tua grande forza è che hai sempre fatto arte con la TV, che è una cosa che ti importa. Sì, anche la coraggio in questo. Sì, ma non sono qui per ricevere complimenti, preferisco delle critiche. Dico semplicemente che la sfida io la manifesto tutti i giorni quando vado in onda e cerco di migliorare quello che ho fatto il giorno prima. Ci si riesce molte volte, altre volte meno. Non sono uno di quelli che si vanta quando per esempio la televisione sente dire siamo alla 22esima edizione del tal programma. Io spesso faccio programmi che durano 3 mesi e non perché li sospendono, perché decidiamo di chiuderli prima che annoino.
quindi è un punto di vista forse molto particolare. Forse la cosa bella è quella quando una cosa ti piace è come un libro non troppo lungo, no? C'è un programma che non muore in eterno, perché così lo godi fino al massimo e ti rimancherà anche dopo, anche poi non muore più. Quella è stata un po' la mia politica che mi ha portato fino ad oggi ad essere ancora un personaggio abbastanza visto, non stracotto, nonostante abbia già sulle corna e sulle spalle più di 25 anni di televisione, però ho sempre cercato di essere al passo coi tempi, come si dice, trasversale al punto giusto, tant'è vero che anche in questa serata dove presentavamo un libro di mia madre sono stato avvicinato da ragazzi di 15 anni e signore di 90, quindi vuol dire che il lavoro che abbiamo fatto è un lavoro seminato bene. Ma poi diciamo che la gente fa capire dove sei arrivato, no? Alla fine, a chi è arrivato. Sì. È un po' la cartina tornasole di quello che un artista fa. Probabile. E con questo, riflettendo sull'importanza del pubblico anche su di voi, speriamo che questo canale vi piaccia, che questo video vi piaccia, condividetelo e fatelo sapere ai vostri amici, perché è una rara occasione di vedere Chiambretti con un youtuber, artista diciamo emergente, che però fanno un vlog, quindi un vlog con un grande della TV. Ci vediamo alla prossima, ladies and gentlemen.